stop a questa spirale negativa. Oliverio punta i piedi a Roma dal ministro Lorenzin, chiedendo la fine del commissariamento della sanità ed un tavolo di rinegoziazione del piano di rientro. Un ricercatore da Nobel, si chiama Sergio Gaudio, ha fatto parte del team di scienziati protagonisti di un'importante scoperta sulle onde gravitazionali ed è calabrese. Si racconta alla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Una firma contro l'Andrangheta, a Reggio nasce il registro per sottoscrivere il primo no alla criminalità organizzata calabrese. Per non dimenticare, il 5 dicembre di 7 anni fa, la tragedia degli 8 ciclisti falciati da un'auto in corsa alla Lamezia. L'assassino ha pagato troppo poco, così uno dei sopravvissuti. Scandalo da noia, è costata 400.000 euro, dovrebbe essere una pista ciclabile, ma passa tra gli uliveti di un ex assessore comunale ed è percorsa da auto. La procura di Palmi ha chiuso le indagini con l'ipotesi di truffa per la giunta dell'epoca. Buonasera, il giornale si apre con gli attesissimi esiti del faccia a faccia a Roma tra il presidente della giunta regionale Mario Oliverio e il ministro della salute Beatrice Lorenzini. Il governo assumerà la decisione finale, almeno questa l'unica cosa certa scaturita dall'incontro, nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri. E nell'attesa il governatore calabrese, raggiunto al telefono dal nostro direttore Pietro Melia, manterrà in stand-by la sua irrefrenabile voglia di mettere in atto clamorose azioni di protesta come l'incatenamento davanti Palazzo Chigi. Ma ascoltiamo l'intervista. Buonasera Presidente, com'è andata la riunione con la Lorenzin? Buonasera, al ministro Lorenzin che ho incontrato proprio poco fa ho ribadito le mie forti preoccupazioni condivise dalla quasi totalità dei sindaci calabresi. I dati, ho detto al ministro Lorenzin, che naturalmente ne era a conoscenza, certificati anche dal tavolo dei ministeri vigilanti, dal MEF e dal Ministero della Salute, sono la conferma di una gestione fallimentare che ha caratterizzato 7 anni di commissariamenti della sanità calabrese. Presidente, ma il risultato qual è? Quali decisioni sono state assunte dal ministro? Ma il risultato è che il ministro ha condiviso le nostre preoccupazioni ed ha assunto formale impegno di relazionare su questa grave situazione della sanità nella nostra regione al prossimo Consiglio dei Ministri. Perché io ho detto chiaramente che di fronte a tale drammatica situazione ritengo sia imprescindibile e doveroso assumere un atto interruttivo di questa spirale, porre fine a questa fallimentare gestione, chiedendo immediatamente un tavolo di rinegoziazione del piano di rientro per consentire alla Calabria la fuoriuscita dal debito. Il ministro Lorenzin ha espresso preoccupazione e ha detto che la sede nella quale si assumono queste decisioni è il Consiglio dei Ministri e lei si farà portatrice di questa situazione nel primo Consiglio dei Ministri. Quindi lei sospende qualsiasi azione di protesta in questo momento in attesa della decisione del Governo? Certamente, io attendo che il Consiglio dei Ministri decida. Noi non siamo venuti qui dal Ministro per negoziare nulla, siamo venuti per chiedere atti interruttivi di una spirale che è una spirale negativa della quale i calabresi stanno pagando conseguenze in termini di mancata garanzia di tutela e di cura della salute. Ci spostiamo a Siderno, dove in assemblea i sindaci della Locride hanno discusso di sanità e scioglimento dei comuni per mafia e per loro è previsto per domani l'incontro con la Lorenzin. Saranno i sindaci di Locri Giovanni Calabrese, i presidenti Rosario Rocca e Franco Candia e i primi cittadini di Ardore, Africo e Carieri a comporre la delegazione che domani sarà ricevuta a Roma dal ministro della salute Beatrice Lorenzin per discutere del futuro dell'ospedale di Locri. L'assemblea dei sindaci convocata ieri a Siderno è stata la prima senza Domenico Vestito, dopo lo scioglimento per mafia del comune di Marina di Gioiosa, di cui l'avvocato era primo cittadino. Sul tema, la seduta, fino a quel momento soporifere e avara di emozioni, si è fatta vibrante e intensa. Mentre per Giuseppe Certomà è un problema istituzionale di grave danno alla Calabria, Pietro Fuda, visibilmente nervoso, ha confermato di voler chiedere i danni ai commissari, perdendo il suo proverbiale aplomb. Quindi ci dobbiamo ricordare queste cose, perché noi eravamo presenti, che non abbiamo la maturità di dire quali sono i problemi, questo è il punto. Senatore. È il punto successivo questo. Una legge, quella che disciplina lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni, che secondo Giovanni Calabrese deve essere eliminata perché non serve a nulla.
Da Rosario Rocca, infine, la proposta di investire della questione la deputazione calabrese, sia presente che futura. Ilario Balì, per la CNews 24. Nel team che ha ricevuto il premio Nobel per la fisica 2017, il calabrese Sergio Gaudio, ospite alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, ha incontrato gli studenti degli istituti superiori per parlare della sua esperienza. Quest'anno un pezzetto di premio Nobel per la fisica arriva anche in Calabria, grazie a Sergio Gaudio, giovane ricercatore di origini vibonesi da parte di madre e palmesi da parte di padre. Anche lui componente del team di scienziati protagonisti dell'importante scoperta sulle onde gravitazionali, già teorizzate da Einstein, che è valsa l'ambito riconoscimento ritirato di recente a Stoccolma dagli scienziati a capo del gruppo di ricerca. Su invito del presidente Michele Lico è stato oggi ospite alla Camera di Commercio di Vibo Valentia per incontrare gli studenti degli istituti superiori coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro e raccontare della sua vita, del suo lavoro e dei suoi successi, dei suoi programmi futuri. Sì, è stata un'emozione grandissima, una scoperta che pensiamo che possa rivoluzionare il campo dell'astronomia. Ne ha già fondato uno che si chiama astronomia gravitazionale e quindi siamo estremamente contenti, eccitati da questo, tutto quello che sta avvenendo in questo momento. Penso che siamo soltanto ad una conferma di una parte del lavoro di Einstein. Prima o poi, spero, da fisico, da uno che vuole migliorare e capire ancora di più, spero che ci siano delle anomalie prima o poi che noi riusciremo a trovare e da lì si partirà una nuova avventura. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Nasce nell'Androne della prefettura di Reggio Calabria un registro per sottoscrivere il proprio no all'Ndrangheta. Non solo un atto simbolico, ma un preciso impegno, un modo di vivere per dichiarare con fermezza il proprio no all'Ndrangheta. È un teatro cilea gremito quello che accoglie studenti e autorità nel giorno dell'istituzione e della firma del registro di cittadinanza consapevole, uno strumento voluto e pensato dall'avvocato Giovanna Cusumano. Questa è un'idea che nasce da una libera professionista come me, da una cittadina, che all'indomani dell'episodio di cui tutti sicuramente noi ricordiamo, dopo l'arresto del latitante sulla Ionica, c'è stato il famoso baciamani. Quindi un moto di ribellione, cioè questa città, questa regione vive sotto questo cono d'ombra, come se vivessimo un po' tutti in una situazione di chiaroscuro. E allora lì la ribellione, ho detto no. Sul palco anche il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, uno degli artefici principali dell'iniziativa, che ha lanciato un forte monito agli studenti. L'Ndrangheta e le mafie si contrastano ogni giorno con gesti normali. Perché mi rivolgo ai ragazzi? Perché l'Ndrangheta e le mafie sottraggono ogni giorno ad ognuno di noi enormi spazi di libertà. E la libertà che viene sottratta a voi ragazzi significa una sottrazione profonda di quello che è il vostro futuro. E il vostro futuro non può essere pensato sempre e comunque lontano da questa terra, perché noi abbiamo bisogno di voi. Noi oggi firmiamo non soltanto un registro, firmiamo un patto con noi stessi, mafiosi mai. La prima firma sarà lasciata al ministro dell'interno Marco Minniti, a seguire quelle di tutti i cittadini che vorranno dire un no convinto all'Ndrangheta. Consolato Minniti per la CNews 24. Nuovi sviluppi dalla nostra inchiesta sulle pecore sacre di Polistena. Adesso interviene la polizia e mette sotto sequestro l'ovile. Per il gregge sacro c'era anche un ovile semiabusivo. Le pecore di Polistena, quelle che nella nostra inchiesta abbiamo visto transitare in pieno centro, erano ricoverate in una stalla che la polizia ora ha sequestrato. E quanto emerge all'esito di una delle periodiche operazioni delle forze dell'ordine, denominate Focus 'Ndrangheta. I controlli interforze avrebbero messo in evidenza come i reflui dell'ovile venissero smaltiti direttamente in un fiume, senza sistemi di filtraggio. Il titolare dell'azienda, inoltre, è stato sanzionato con una multa di 37.500 euro per sfruttamento di manodopera non in regola e mancanza dei registri previsti dalla legge. Ingente anche la quantità dei prodotti, animali non a norma sequestrati. 637 kg di mozzarelle, 29 suini, 50 kg di insaccati e 100 litri di latte,
tutti i generi alimentari sprovvisti di etichettatura. Fin qui il resoconto di un controllo severo, finalmente servito soprattutto per togliere dal mercato cibi che i consumatori acquistavano senza alcuna garanzia per la salute. Giacché le pecore incriminate e il loro giornaliero pascolo, anche nelle strutture comunali, in spregio al regolamento, sono anche all'origine di un attacco che il sindaco Michele Tripodi ha sferrato nei nostri confronti, rimane da capire che piega politica prenderà ora la vicenda. Nel Consiglio Comunale aperto, convocato per giovedì, con un unico punto, ovvero la risposta a quella che il sindaco ha definito aggressione mediatica, Tripodi continuerà a indicare noi come nemici di Polistena o il gregge condotto dal compagno della sua consigliera comunale? Polistena per l'ACI News 24. A 7 anni dalla tragedia, a Lamezia commemora gli 8 ciclisti lametini falciati da un'auto in corsa. Cambiare non è cambiato niente, sono sempre le stesse cose si fanno, però c'è sempre quel ricordo vivo, almeno in me, è sempre vivo tutti i giorni, quindi non si può dimenticare. Ha un ricordo di quegli attimi, del momento in cui hai visto la macchina arrivare? Certo che ce la ricordo, però non voglio pensarci, cerco sempre di dimenticare, però non ce l'ho nella mente, quindi non si possono dimenticare quei momenti. Gennaro Perri, un miracolato, avrebbe potuto essere la nona vittima della tragedia del 5 dicembre 2010, quando un'auto in corsa, guidata da un giovane marocchino senza patente che aveva assunto da poco cannabis, prese in pieno il gruppo di ciclisti di cui faceva parte. In quella strage morì anche il fratello Rosario. Oggi Lamezia, come ogni anno, ha voluto ricordare gli 8 ciclisti con il deposito di una corona di fiori a pochi passi dal luogo in cui avvenne l'impatto sulla statale 18 in località Marinella. Ad aprire la commemorazione il commissario prefettizio Francesco Alecci, che ha invitato i familiari a cercare una lettura della tragedia nella religione, prima di lasciare poi spazio ad un ciccione. Una ferita non ricucibile per tutta Lamezia, quella della strage degli 8 ciclisti. Una piaga a cui si è aggiunta poi la fine anticipata della pena per buona condotta da Cefic El Chetani, che in carcere è rimasto solo 5 anni. E la giustizia fa il suo corso, però non secondo me è troppo poco quello che ha pagato. Lei poi è risalito in sella ad una bicicletta? Sì, dopo un paio di anni. Sta continuando quindi? La vita va avanti, quindi non si deve fermare mai uno, quindi si va avanti. E bisogna tutelare la vita di chi sulla strada va a piedi, va in bicicletta, perché veramente quel giorno per la nostra città è stata una tragedia. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Ad Anoia, con 400.000 euro dell'Unione Europea, costruirono una pista ciclabile in mezzo agli uliveti di un assessore comunale, un'infrastruttura percorsa dalle auto che raggiungono i terreni, come documentato dalle nostre telecamere. Ora la procura di Palmi ha chiuso le indagini con l'ipotesi di truffa per la giunta dell'epoca. Questa è la storia di una collina oscura e dei lampioni pubblici che l'illuminarono. Ma questa è anche la storia di automobili che passano dove non potrebbero e di una procura, quella di Palmi, che ha chiuso le indagini ipotizzando una truffa dei politici con i fondi europei. Benvenuti ad Anoia, esattamente sulla collina Moro Gallico, dove nel 2013 l'allora giunta comunale decise di costruire questa pista ciclabile in mezzo agli uliveti. 400.000 euro dei fondi del piano di sviluppo locale per una infrastruttura non collegata al paese e che più che altro sembra una strada di servizio in una zona appartata dove fra gli altri vive un assessore dell'epoca, Walter La Rosa. La cosiddetta pista ciclabile è segnalata e delimitata per distinguerla dalla strada interpoderale che serve per raggiungerla e la sua corsia è allungata dalla terra battuta, tanto da diventare, come documentano le nostre telecamere, una carreggiata percorsa anche dalle auto. Per la collina dello scandalo nel paese del Regino, ora il procuratore aggiunto Giorgio Panucci ha chiuso le indagini. Rischiano il processo il sindaco del tempo Antonio Geravoli e lo stesso La Rosa, che pur avendo un interesse proprio, scrive il magistrato, non si astenne nella votazione. Oltre a loro risultano indagati altri 6 tra tecnici comunali, progettisti e politici del tempo. Parte offesa anche la regione, che destinò i fondi europei spesi per un sogno ecologico che in contrada Moro Gallico non avrebbe portato biciclette, ma solo fatto correre il degrado e l'interesse privato nelle cose pubbliche. Agostino Pantano per la CNews 24. Il Comando Carabinieri Tutela Forestale ha organizzato all'Università della Calabria un convegno nazionale sul tema degli incendi boschivi. Presente anche il generale Tullio Del Sette.
Il 16 ottobre scorso erano stati passati ai raggi X gli incendi del Parco del Vesuvio in un convegno a Napoli. Oggi l'attenzione si è spostata sulla Calabria, al focus sui roghi che hanno devastato migliaia di ettari di bosco in tutta la regione. È intervenuto anche il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Set. Con lui, nell'aula magna dell'Ateneo di Arcavacata, anche il colonnello Giorgio Borrelli, comandante regionale dei Carabinieri Forestali. La siccità ha giocato un ruolo determinante nell'estate di fuoco appena trascorsa, ma l'origine dolosa di oltre il 90% delle fiamme rivela la presenza di un disegno criminoso. Certamente c'è stata l'azione dell'uomo, azione colposa, azione dolosa. Una serie di attività preventive, investigative abbiamo fatto e diverse persone sono state denunciate anche per questo. Siamo qui per fare un punto di situazione su quello che è accaduto, perché è accaduto, su quello che bisogna fare per evitare che si verifichi in futuro. Tra le cause della diffusione degli incendi, gli osservatori hanno inserito anche il passaggio del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, che avrebbe generato confusione sulle competenze. Del Sette non è d'accordo. Non è pesato affatto. C'è stata, se vogliamo, anche maggiore efficienza, lasciatemelo dire, ma non perché. I servizi preventivi del 2017 sono stati oltre il doppio di quelli dell'anno precedente. Prevenzione raddoppiata dunque, ma evidentemente non sufficiente. Adesso la sfida è quella di evitare che i terreni già devastati dal fuoco vengano ulteriormente aggrediti da tagli indiscriminati. Abbiamo avviato un'azione di controllo straordinario, di monitoraggio delle aree percorse dal fuoco. Un'azione di controllo sui comuni perché vengano aggiornati i catasti delle aree percorse dal fuoco e quindi io credo che sarà difficile fare delle illegalità, commettere ulteriori illegalità. Salvatore Bruno per la CNews 24. Si chiama Visit Serra San Bruno e permetterà ai turisti di accedere ad itinerari di informazioni sulle aree di interesse storico, artistico e culturale del territorio delle serre. Punti di accesso a internet dislocati in tutta la città è un'applicazione interattiva che permetterà ai turisti di avere informazioni in tempo reale su monumenti e aree di interesse storico e naturalistico. Si tratta di Visit Serra San Bruno, un progetto che nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di dare visibilità alle peculiarità di un territorio ricco di risorse che rischiano di essere poco fruibili, difficili da raggiungere e da individuare. Grazie a questa applicazione si riesce ad avere informazioni precise e dettagliate relativamente alle chiese, relativamente ai percorsi sentieristici presenti sul territorio, relativamente ai musei. Sono stati installati anche dei beacon all'interno delle chiese che oltre all'informazione generale che si ha sull'app principale, entrando appunto nelle chiese, grazie a questa applicazione beacon squillerà il telefono e attirerà l'attenzione verso ad esempio statue di particolare importanza. La nuova piattaforma digitale permetterà inoltre di puntare l'attenzione su un settore turistico di particolare interesse per il territorio di Serra San Bruno, quello del turismo religioso. Sì, senza dubbio, Serra San Bruno ospita la Certosa, che è la prima Certosa d'Italia, la seconda Certosa al mondo dopo la Grande Chartreuse, appunto si punta anche al tipo di turismo religioso. Numerose sono le visite durante l'anno al Museo della Certosa e questo strumento ci aiuterà sicuramente ad attrarre un numero maggiore di visitatori. Loredana Colloca per la CNews 24. Grazie per aver seguito la nostra informazione, adesso la linea alla C-Sport. Arrivederci. Buonasera da Maria Chiara Sigillò, ben ritrovati alla C-Sport. In apertura la Serie A, il Crotone perde nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, all'uscita passa l'Udinese per 3-0. Sentiamo allora il commento di Davide Nicola. Sostanzialmente il primo tempo credo che stessimo facendo la nostra partita, stretti, compatti, con i tempi delle uscite giuste, forse siamo stati poco pericolosi, ma come loro non più sicuramente di noi. Poi è accaduto una situazione che invece sulla quale dobbiamo sicuramente lavorare, perché
Se tu sei sotto di un gol non devi mai farti prendere dalla frenesia, soprattutto non devi pensare che oddio adesso devo, perché rischi poi di disunirti, di perdere le giuste distanze e di non avere poi quell'atteggiamento da squadra che ti serve per poter rimediare. Chiaro che quando prendi poi altri due gol diventa ancora più difficile rimediare. Sicuramente magari non hai creato le occasioni che crei in altre partite, però ci sono state due squadre che hanno giocato in un certo modo. E noi dobbiamo migliorare, ma non è che io lo dico dall'inizio e dal primo giorno. Se ci si aspetta che il Crotone possa fare un campionato diverso dallo scorso anno, si è fuori strada. E passiamo adesso al basket. Viola beffata da Latina. La trasferta pontina si chiude 93-91 per i padroni di casa. Questo è il commento di coach Calvani e di Marco Laganà, ex Nero Arancio, ora playmaker di Latina e protagonista della partita. Non siamo stati per l'ennesima volta capaci di concretizzare una partita che comunque avevamo portato fino alla fine, anche se giocando, arrivando al supplementare. Sicuramente abbiamo le nostre responsabilità, quattro palle perse, sette avanti, ovviamente incidono nel risultato finale, e dobbiamo guardare prima quello che sono i nostri errori. Ci vorrebbe una gestione e amministrazione della partita dall'inizio alla fine alla stessa maniera, ma questo non toglie nulla ai meriti che ha avuto la fine. Non credo assolutamente che sia stata una troppa sicurezza, una superficialità nel pensare che la partita sia già finita. Abbiamo sull'81-77, magari credevamo di averla già vinta un minuto alla fine, ma la Viola una buonissima squadra, questo non l'ha dimostrato, come ho già detto prima della partita, sia a Biella che a Casale, di giocarsela fino in fondo. Sono ben allenati, hanno ragazzi che sanno fare canestro, corrono, difendono forte, quindi ben venga che ci sono queste partite e che siamo riusciti a vincere. E voltiamo pagina. Presentato il premio sportivo Oreste Granillo, ideato dal giornalista Maurizio Insardà, andrà in scena il 12 dicembre alle 18 a Palazzo Corrado Alvaro. Il servizio. Da Nicola Ceravolo ad Oreste Granillo, dal presidentissimo del Catanzaro ad un altro presidentissimo, quello della Regina. Come quelle del primo, anche le gesta del numero uno del Club dello Stretto saranno ricordate in un evento unico, nel cuore della città. Il primo premio Oreste Granillo è realtà, ad idearlo e costruirlo, ancora il giornalista Maurizio Insardà. Questa manifestazione che non vuole essere un doppione al Ceravolo perché ha un taglio completamente diverso, mentre al Ceravolo si porteranno sempre degli allenatori e dei calciatori, qui l'idea è portare dei dirigenti sportivi. Quando parlo di dirigenti parlo o presidenti di Serie A o dirigenti a livello istituzionale delle federazioni, del CONI o della FIFA. L'evento che andrà in scena il 12 dicembre alle ore 18 a Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria è stato presentato nei saloni di Palazzo San Giorgio alla presenza delle più alte cariche istituzionali e sportive regionali. Al tavolo dei relatori anche Maria Stella Granillo, figlia dell'ex patron della Regina. Il papà amava tantissimo, era poliedrico, oltre alla Regina ha rivestito tantissimi ruoli a Reggio Calabria, cioè è stato sindaco di Reggio, assessore, consigliere, era veramente un uomo dedito alla sua città e per la sua città. Al primo premio Oreste Granillo, a cui parteciperà il vicepresidente della UEFA Michele Uva, anche tanti ex Amaranto, da Franco Causio a Carlo Regalia, da Giancarlo D'Astoli ai fratelli Sorace. Coordinerà Italo Cucci, conduzione affidata a Sabrina Gandolfi. Alessio Bonpasso per la Cinus 24. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.